li sta portando in qualche parte, magari. Oppure sta osservando qualcosa che noi non riusciamo a scorgere. Queste acque qui, ma non lo so, vediamo. He led his followers through the desert to the oasis. Ah, ok, dal deserto all'oasi. Ok, però è vero, li stava conducendo da qualche parte. There was a battle here, armed soldiers against religious pilgrims. The Order of Trinity. A quanto pare il salvataggio non è che lo fa nel punto preciso di dove uno salva, ma mi sa dal checkpoint. Cioè da area ad area. Vediamo un po' se qui però. Ok, non è cliccabile. E l'oggetto in fondo è stato preso. Ok, quindi vabbè, ti fa ripartire dall'inizio, però è aggiornato con quello che ho fatto. Guardiamo un po' bene l'affresco. Questo dovrebbe essere il simbolo magari della Trinità, che è quest'aquila in pratica, le ali. Aquila, le ali, semplicemente ali, no aquila. Sembra simbolo delle ali è molto usato, eh? Più e più volte, cioè, ricorre questa simbologia. Allora, Cristo Lara, mi fa venire i colpi. Specie che ho il volume alto qua le cuffie, quindi. Che bisogna andare da quella parte. Ci abbiamo visto tutto. Ok. Va bene. Allora, all'inizio del video, ragazzi, vi ho fatto vedere quella scena. Ora, perché sto giocando io di nuovo a Tomb Raider, Cronache Mitologiche? Vabbè, innanzitutto perché mi va, ovvio, no? Ma poi perché siccome per mesi io sono stato indietro, diciamo, con le puntate. Ho detto perché no, facciamone un'altra. Questa settimana la concludiamo così. O magari con Fallout. Skyrim ripartirà dalla prossima, magari. Forse, poi io cambio idea di continuo. Perché poi vado in base a quello che mi va al momento. Scusate, ma ho una sete pazzesca. E quell'affresco lì ho fatto apparire Mosè, sei tu? Ovviamente perché, certo, c'è un profeta che porta dietro di sé un gruppo di uomini li fa uscire dal deserto. Ora, questa ovviamente c'è un'analogia incredibile con Mosè, no? Perché ha fatto la stessa cosa. Però questo profeta arriva in un'oasi. Ecco, di solito cosa sono gli elementi principali di un'oasi? La vegetazione e una fonte d'acqua. Bene, proprio su quest'ultima io mi voglio focalizzare. That was too close. Ho perso tipo 25 anni della mia vita. Oddio, Dio, santo. Premi LT per mirare. Colpisci i punti deboli della struttura per distruggere trappole e spezzare collegamenti con corde. Santo cielo. Ok. Devo stare attento. E mi voglio focalizzare su questo, sull'oasi. E mi voglio rifare quindi al discorso che mi ha fatto Tarma nei commenti, ovvero Holden, non occorre che tu ti crei una discussione a monte. Tu puoi giocare benissimo al gioco e poi il gioco magari ti può dare dei spunti interessanti, adesso non ricordo le esatte parole che ha detto, dei spunti interessanti per raccontare qualcosina. Cioè tu puoi giocare benissimo al gioco ed non è una brutta idea. Anche They're se. blasting their way in. Anche se ovviamente. Lo scopo di questa serie comunque è sempre il racconto, cioè non mi devo far trasportare un po' troppo dal gioco, cioè non deve essere lui il protagonista, anche se questa è la mia prima run e sarà difficile distogliere l'attenzione, diciamo, da quello che l'avventura mi offre. Allora, io non so se voi vedete qualcosa. C'è dell'acqua, tanto per. Ok, questo rumore proviene da lì. Penso già di aver capito. Adesso con il nostro
piccone. Possiamo sfondare il muro. Sfondiamo il muro. Qui si riempirà d'acqua e magari possiamo salire lì sopra. Allora, quindi cosa mi è venuto in mente quando ho rivisto? Ho davvero troppo alto, devo ricordarmi di abbassare. Quando ho rivisto comunque quell'affresco, no? Tanto da far apparire quel il mio messaggio di Mosè, mi ha fatto ricordare in mente una storia proprio legata allo stesso Mosè. Ma voglio iniziare un po'... Non, voglio iniziare da, diciamo, da meno anni fa, perché Mosè bisogna tornare al 1500 avanti Cristo all'incirca. Io voglio invece arrivare al 1492 dopo Cristo, quindi c'è 3000 anni dopo inizia il mio racconto. Voglio iniziare così. Allora, 1492, sapete cosa è successo, io penso tutti voi conoscono questa data, almeno basta che avete fatto le elementari e insomma siete a conoscenza di ciò. Qui c'è una bella discesa. Ok, scoperta dell'America. Ora noi sappiamo benissimo perché l'America. Cristo. Via, 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 Lara. B per nuotare più velocemente. Vai, 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 vai. Che brutta situazione. Bellissima scena, ma davvero terribile. Cazzo, ha bevuto anche un po' d'acqua. Allora, vediamo un po' una cosa. Se io faccio... tra l'altro io l'ho anche abbassata. Devo abbassare tutto dal computer, diciamo, l'audio. Ok. Allora, dopo gestirò comunque quando farò il montaggio un po' per voi, più che altro l'audio. E noi sappiamo come è un po' avvenuto, no? Il percorso di Colombo. Cioè lui voleva andare nelle Indie, però ho pensato, ok, facciamo il giro opposto, così magari arrivo prima. L'idea non era sbagliata, il problema è che non sapeva che c'era l'America di mezzo e ha scoperto così l'America. Però il viaggio, perché doveva andare nelle Indie? Noi sappiamo solo una parte della verità, ce n'è un'altra che di solito non viene mai citata. We made it, Dad. Una cupola massiccio d'oro proprio, eh? Stiamo dentro un bel tempio. Raggiunge la sommità della sala principale della tomba. Beh, come minimo per questo gameplay devo arrivare lì sopra. Allora, qui non è fattibile, passiamo qua. Qual è l'altra verità? È che il re e la regina di Spagna, Ferdinando e Isabella, loro credevano che esistesse nel mondo una fonte dell'eterna giovinezza. Erano ossessionati da ciò. E ci sono prove, documenti storici che attestano questo, non è una leggenda. Io nel corso del racconto comunque vi farò apparire queste fonti. Se me ne dovessi dimenticare, ma sarei davvero stupido, perché io poi quando faccio il montaggio mi riascolto, quindi sarei proprio deficiente, e voi magari ricordatemelo, che ve lo scrivo magari in descrizione o nei commenti. Ok. Vabbè, bisogna andare lì, dai, è ovvio. Però vediamo prima. Lì c'è un'altra parte che possiamo picconare. Ah, brutta morte. Sono stati legati. Per quale motivo, però? Ossa, ossa di tutti i tipi. Got to find a way to get up higher. Certo che aiuta moltissimo. L'istinto aiuta troppo, secondo me. Ok. Certo che ci sono sempre queste robe qui. Vabbè. Ok. Adesso si alza il livello dell'acqua.
Andiamo qua. Quindi erano profondamente sicuri che esistesse ciò. E una, la missione di Colombo consisteva anche a questa, di trovarla, la fonte dell'eterna giovinezza. Quando arrivò, poi quando comunque passarono gli anni, quando iniziò il turno di Ponce de Leon, iniziamo nel 1511 ad andare nelle Americhe, uno fu uno dei tanti conquistadores. Tanto che lui... Ok. Bene. Tanto che lui, ragazzi, divenne il governatore... La parola non ci sono andato, no? Divenne il governatore di Hispaniola. Hispaniola sarebbe Haiti, la Haiti odierna. Ok? Infatti, ci pensavo. Colpisci gli incensi... Ah, ok. Classiche sfide da gioco per completare, vabbè. Buono, questo mi interessa di più maggiormente. Another religious symbol. But this one is simple and handmade. The prophet must have drawn followers from every walk of life. Ok. Quindi poveri, ricchi signori, un po' tutti c'erano che seguivano questo profeta. Tra l'altro, come si fa a rivedere quello che noi abbiamo preso? Io non ho visto niente dei menu. Il vescovo, messaggio di romantico. My son, the Order of Trinity has received... Allora, un attimo solo. Allora, l'Ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa tomba in un'oasi fuori da Bero, vabbè, come cavolo si dice. Abbiamo saputo che predica la sua eresia tra la popolazione locale, attirando ogni giorno nuovi seguaci con le storie di come ha sconfitto la morte. Quindi ragazzi, io adesso parlerò, è questo che pure volevo dirvi, io parlerò di questa fonte dell'eterna giovinezza non solo per le acque, ma anche per fare riferimento a questo. Insomma, questo ha sconfitto la morte in qualche modo, e anche il signor Croft ha parlato dell'immortalità dell'anima, no? Nell'episodio precedente ve l'ho fatto vedere nelle scene, quindi volevo un attimo ricordarvi questo e farvi capire che, insomma, era anche per questo motivo che volevo associare questa storia a Tomb Raider. Allora, andiamo pure giù, anche perché ce n'è un altro. Bene. Lì non è raggiungibile. Ok. Non vi devo perdere con il discorso. Quindi divenne governatore di Haiti. Era uno molto in gamba, era molto in gamba. Quando comunque incominciarono a torturare, a interrogare gli indigeni del posto, lui assistette proprio a un interrogatorio. E uno di questi raccontò come ci stava un vecchio attempato, molto vecchio, che si immerse nelle acque particolari, quelle ritenute meravigliose e limpide. Questo, uscendo dalle acque, tornò a essere giovane, vigoroso e virile, tanto che riprese moglie e generò figli e figlie. Ora, questo racconto ovviamente era di incredibile interesse, perché il re e la regina volevano proprio scoprire questa roba qui, ma anche lo stesso Ponce de Leon era interessato, perché lui era comunque avanzato negli anni, quindi... Insomma, era molto interessato proprio personalmente a quel racconto, che magari io, se lo trovo, mi ci immergo, non sono mica fesso, non sbagliava niente, l'avrei fatto anch'io. Allora, andiamo un po' qui, anche se c'è la parte a sinistra. Che belli i moveset, mi piace come si muove Lara. Quando si arrampica. Allora, ok, c'è anche questa parte qui, sulla destra. Ok, ce n'è un altro. Allora, qui ci si può ritornare, qui sopra. Ah, buono, possiamo distruggerlo anche con il colpo da fuoco. Aia, che brutta fine che avrei fatto. Allora, andiamo un po'. Damn. Ok, non so se loro venivano da là o da qua. Meno male che sono sordi. Ok, 5 di 7, ne mancano 2. Però bisogna ancora esplorare.
Buono. Vediamo un po'. My lord, what you say is impossible. I myself drove a spear into the prophet's heart. I saw him die. Doubtless his people have propped another man up in the slain prophet's robe to continue his lies. They are broken, discredited, and exiled. We will head south and put the rest of his people to the sword. But the prophet is dead. This, I swear. Che bello, cioè qui sta parlando esattamente quello che è stato dipinto lì, quello che infligge al cuore, una lancia al cuore del profeta. Quindi lui dice, no, guarda, ti sbagli, è morto, l'ho visto io. E quindi hanno messo magari un profeta fantoccio, perché ormai sono screditati, esiliati. Bello, ora chi ha ragione? Il profeta è davvero vivo o no? Beh, io penso proprio di sì. O comunque... ha trovato un potere particolare o c'è dietro una storia magari di inganno, chissà, chissà. Allora, andiamo, ritorniamo di là e scendiamo sotto. Vediamo un po'. Allora, andiamo su quel punto. Ok. No, no, qui sopra mi ispirava. Oh, 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 oh. Usa la mappa d'archivio per localizzare documenti, reliquie e affreschi. Cioè, in pratica... ah, ok, grazie a questo io in pratica ho preso il documento che mi fa sgamare tutte le cose. Ok. Va bene. Va benissimo. C'è qualcosa di interessante qua sotto. Mi posso immergere? Non può andare sotto. Diciamo, può nuotare così, ma... non può proprio immergersi e nuotare sotto. Diciamo, come... alla Skyrim, alla Uncharted, comunque rimanere in tema. Va bene. Allora. Quindi... Ponsilon era molto molto attratto. Queste sue scoperte ovviamente le mandavano, ogni volta aggiornava il re e la regina, cioè ci sono proprio documenti, ragazzi. Addirittura Peter Martyr, se non sbaglio, questa io vorrei leggervela, questa è troppo bella. Siamo nel 1515, una cosa del genere. In pratica informò addirittura con una lettera il Papa. Papa Leone X. Allora, queste sono le monete da scavare. Adesso, ragazzi, metto pausa e lo trovo. Piuttosto ci perdo anche 20 minuti. Devo ritrovare dove l'avevo segnato. Il libro che ne parlava. Un attimo solo, ragazzi. Allora, ascoltate qua. 1514. Peter Martyr, informa in pratica... ok, questo diciamo è dopo la missione fallita di Ponce de Leon, comunque, perché 1514 Ponce de Leon è arrivato nel 1511 e non ha trovato nulla, tanto che dopo ritornò in Spagna, ok. Comunque, l'anno dopo, Peter Martyr informa Papa Leone X, sentite cosa gli scrive. A 325 leghe di distanza da Hispaniola dicono che visse una terra chiamata Boyuca, alias Ananeo, la quale, secondo coloro che ne hanno esplorato l'interno, possiede una fontana talmente straordinaria che chi beve ad essa riacquista la giovinezza. Che vostra santità non pensi che ciò venga detto a cuor leggero o che solo poche persone ne siano a conoscenza, perché anzi, tutto il regno ne parla, e alcuni di coloro che hanno diffuso questa notizia, ritenendola assolutamente veritiera, sono tra i più distinti del popolo per saggezza e per fortuna. Quindi... anche se Ponce de Leon lì fallì, non trovò nulla, loro erano convinti che questa storia era vera. Innanzitutto perché c'erano questa gente ritenuta saggia e accreditata che ne parlava, ma gli stessi re e regina di Spagna comunque erano ancora convinti, anche se aveva fallito la missione, erano convintissimi. Ma perché questo? Perché i Mori... diciamo già da un po' d'anni erano stati battuti dalla penisola, dalla Spagna, dalla penisola iberica. E cosa è successo? Però per anni
sia musulmani che cristiani, diciamo, si sono fatti battaglie insieme, ma hanno vissuto insieme nelle stesse terre. Quindi le due culture si sono unite, si sono scambiate le informazioni, le varie culture quindi si sono intrecciate. Quindi i cristiani hanno preso dai musulmani, i musulmani hanno preso dai cristiani. Le storie che veniva dal Corano, 18esima sura, se non erro, in pratica racconta di Mosè. E qui c'è la storia interessante, la storia che è quella che vi volevo narrare. Ma prima di arrivarci, come al solito, perché mi piace sempre fare raccontare alla larga, noi sappiamo molto, sappiamo insomma tutti i testi dell'antica civiltà ci raccontano come l'uomo e le divinità, ragazzi, continuo a chiamare divinità, ma sapete bene cosa ne penso, quelli che hanno creato l'uomo, però li chiamo così per insomma, che è più facile, ecco qua, è più facile da capire. Hanno vissuto insieme agli inizi, la famosa età dell'oro, è narrato nella Bibbia ad esempio, no? Il famoso paradiso, meglio chiamare Eden. Toglietevi dalla mente in questa serie il concetto di paradiso, luogo nei cieli, spirituale. Quella è tutta roba che è stata inserita dopo, quando hanno aggiunto la spiritualità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma era un luogo fisso, concreto, in Mesopotamia, niente di tutto ciò che oggi sappiamo, di cui la gente cerca di ambire una volta morto, assolutamente no. E lì l'uomo e gli Elohim in questo caso vivevano insieme. E lì nella Bibbia ci racconta che c'erano delle acque, fonti d'acque dell'eterna giovinezza, quelle acque che partivano da un'unica fonte principale. Ecco, loro, essendo molto cristiani, il re e la regina, veramente devoti alle sacre scritture, credevano fermamente anche a quello che c'era scritto lì. Quindi aver sentito dall'altra parte del mondo altri che ne parlavano, per loro erano conferme su conferme. Ma non solo. Nei testi musulmani, nel Corano, Mosè, a un certo punto, fa una cosa molto... cioè, diciamo, va alla ricerca di queste acque molto particolari. Vediamo un po' qua. Questo è raccontato, sì. I ride at the head of a small army of the faithful, armed and ready. And I have good news. We have located the tomb of the prophet. We were attacked by madmen upon the road, wearing the prophet's livery, but they were easily bested. We allowed one to flee and followed him back to the oasis. Whether the prophet escaped death, or whether another now wears his mantle, it does not matter. All will perish inside. And it will become a tomb at last. Sì, è bella la dicitura sopra. Trovarono i seguaci del profeta e stabilirono di ucciderli tutti. Cosa aveva di così pericoloso il profeta? Ok, è sempre più interessante, Dio santo. Ok, va bene. Quindi, vi ho detto che voglio prenderla alla larga questo racconto. E infatti lo farò. Dea Idun, parliamo dei miti, mito celtico, qui ci sono di voi secondo me molto più in gamba, magari quei miti nordici. Oh, cazzarola, devo stare attento, va bene. Cosa significa sette? Cioè quei sette lì cosa faranno? Allora, le monete abbiamo prese tutti, gli affreschi tutti, ci manca un documento, sfide completate. È la stellina. Oh. Ah, ok, me ne manca due, faccio la sfida completata. Il documento si trova qui. A questo punto andiamoci. Sono cieco come al solito che non vedo dov'è il punto. Ah, devo fare così. Si trova là. Ok, devo proseguire, dai. Bisogna ritornare sopra. Dea Idun. Che significa letteralmente, se non erro, quella della giovinezza. Una cosa del genere, non sono tanto sicuro, però vabbè, ve lo scriverò. Bene, lei cosa faceva, ragazzi? Lei sedeva vicino a un ruscello sacro, ritenuto sacro, quindi acque sacre, particolari. E qui, va bene. E sotto una pianta. Lei in pratica custodiva delle mele magiche. Qual era il suo scopo? In pratica, quando un dio si avvicinava alla morte, quando diventava molto vecchio, questa divinità andava da lei a mangiare queste mele. Queste mele, in pratica, ringiovaniva la divinità in questione. In pratica lo rendeva più forte, più potente, e quello
insomma, capace, insomma, di ritornare come agli inizi, quando era giovane e forte. Quindi, innanzitutto, questa cosa è bellissima perché ritorna il concetto non di immortalità, ma il concetto di longevità. E questo è fantastico. Bene, anche i miti celtici confermano questa roba qua. E questa roba qua, qui la prendo molto molto larga, ma perché mi fa tornare in mente una cosa, ricorda comunque, strizza l'occhio all'undicesima fatica di Ercole, ovvero che lui deve andare a prendere dalle Esperidi le mele d'oro. All'inizio delle 12 fatiche lui parla con una sacerdotessa di Apollo, che gli dice: quando tu terminerai tutto diventerai immortale. Il fatto che questa cosa delle mele è la penultima missione, comunque mi piace, mi piace. Anche lì il fatto dell'immortalità. Vabbè, questo proprio ho preso la larga perché mi motivi proprio in mente adesso, eh. Ora, l'ultimo esempio prima di arrivare a Mosè è un altro racconto greco. Un altro racconto greco di Glauco, un semplicissimo pescatore, un uomo normalissimo. Lui in pratica stava pescando, aveva a fianco a sé una cesta, perlomeno mi piace pensarla così, non è proprio raccontato in questo modo, ma io dopo mi immagino io nella testa, aveva a fianco a sé una cesta, di pesci morti ovviamente. A un certo punto lui guarda tutta la scena, uno di questi pesci viene a contatto con una pianta, questo in pratica che fa? Salta fuori dal cesto e si tuffa nelle acque, in un punto ben preciso, e si immerge e sparisce. Glauco, il pescatore che vede tutta questa scena, anche lui tocca quella pianta e si immerge esattamente nello stesso punto dove si è messo il pesce. Il racconto dice che lui, in pratica, dopo lì troverà le divinità e le divinità faranno diventare una divinità anche Glauco. Quindi questo diventerà immortale. È qui che si ricollega tantissimo la storia di Mosè, con questa storia. Cazzo, quante trappole, ragazzi. Cristo santo. Ma sapete che era... Meno male che... A questa distanza ho sparato. Perché se mi metto più avanti, anche se sparavo, mi coinvolgeva. Ok. Devo stare attento con le munizioni, però, eh. Allora, Mosè. Perché Mosè? Perché lui si racconta che Dio voleva renderlo il messaggero di Dio. Cioè, Yahweh voleva che lui diventasse il suo messaggero. Allah, ok? Vabbè. E per diventare messaggero di Dio, però, lui doveva, anche in questo caso, dico Dio per rendere più facile l'argomento, più fruibile, più facile da capire. Doveva Mosè... Per diventare messaggero doveva prima farsi insegnare, diciamo per diventarlo, insegnare dallo schiavo di Dio. E per trovare lo schiavo di Dio doveva arrivare in un luogo ben preciso. L'unico indizio che gli fu dato era di portare con sé un pesce morto. E questo pesce morto, quando sarebbe andato a contatto con un'acqua particolare, sarebbe ritornato alla vita e sarebbe tuffato in quell'acqua. In quel punto dove si sarebbe tuffato quel pesce... avrebbe trovato lo schiavo di Dio e poi lì avrebbe insegnato comunque a diventare messaggero, ok? Insieme a lui, insieme a Mosè, andava un amico che adesso non ricordo il nome, se c'è un appellativo ben preciso non lo ricordo minimamente, ok? Questo facciamolo subito, questo dovrebbe essere l'ultimo messaggio. Siamo vicini alla cupola d'oro, ragazzi. Ok. Vediamo un po'. My lord, the last remnant of the prophet's followers have barricaded themselves inside his tomb. We have made camp at the entrance, and we are preparing to break through their barricades. I saw the man claiming to be the prophet before they sealed the gates, and I admit, he bears a striking resemblance. But it could not be. No matter. They will all be dead before sunrise. The Order of Trinity will see that his heresy ends here. Bene. Va bene. Erano giunti vicinissimo. Siamo arrivati al livello 2.
Ora puoi tradurre il gioco, diciamo tutto quello che troviamo, in greco livello 2. Bene. Allora, noi abbiamo fatto scendere quel pezzo di legno lì, possiamo salirci sopra, ma perché mi serve andare lì? Per raggiungere un altro luogo alto? Caputtana! Che bello che si è rimesso a posto i capelli. Ho capito. Credo di aver capito. Allora, pensavo che l'acqua rimanevano in quel modo, ma si ritra. Ritorna, insomma, come era all'inizio, bassa. Allora, quindi facciamo così, sbrighiamoci. Adesso ho capito. C'è un altro di quelle cose, insomma, che ci permette. Ci sono tutti questi muri pieni d'acqua, incredibilmente. Vabbè, è un gioco, non focalizziamoci su questo. Ok. L'acqua adesso aumenterà. Noi facciamo questa bellissima cosa. Saliamo, sbrighiamoci qui sopra. E olè. Perfetto. Ok. Benissimo. Dicevo, non ricordo il nome dell'amico, il compagno che segue Mosè. Però in pratica questi fanno un lungo viaggio insieme. A un certo punto l'amico dice a Mosè: guarda, qui non la troviamo. Perché infatti ogni volta che arrivano vicino a quest'acqua, questa particolare acqua che lui crede magari giusta, corretta, ogni volta il pesce non si risveglia. Quindi l'amico gli dice: lasciamo stare, lasciamo perdere tutto. Mosè dice no, è perseverante, vuole continuare. A un certo punto però raggiungono il punto di congiunzione, che viene chiamato così se non sbaglio, ma non si accorgono. Cioè Mosè non si accorge che il pesce si sveglia e si tuffa in un punto ben preciso. L'amico vede questa scena qui, però andando non gli dice niente, vanno avanti. A un certo punto Mosè, ok, sfinito, ha fame, vuole mangiarsi il pesce, e vede che non ce l'ha più. E l'amico gli dice: guarda che il pesce già si è risvegliato e si è tuffato nelle acque un bel po' di tempo fa. E gli dice: purtroppo però non te l'ho detto perché è stato il male a non farmi parlare. In questo caso magari fa riferimento a Satana. E qui il fatto di Satana è comprensibile, perché innanzitutto il Corano è stato. È un rifacimento dei testi principali. Quindi lì che ci hanno messo Satana ci sta tutto. Ma come vi dicevo, Satana è completamente è un travisamento del termine Satan, che è avversario. Quindi in questo caso va bene Satana. Va bene, quindi che fanno Mosè e l'amico? Tornano indietro e tornano là. E lì trovano lo schiavo di Dio. Ok. Aia. Certo che è. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. Siamo quasi arrivati. Lì lo trovano, ragazzi. Trovano lo schiavo di Dio. Ma comunque gli dà tre prove comunque da fare per raggiungere il luogo esatto. Poi gli dice di andare nella terra dove il sole tramonta, poi in un'altra terra dove il sole sorge, e nella terra oltre dove ci sono Gog e Magog, due popolazioni potentissime che diciamo mettevano terrore alla terra. Cosa fa Mosè? Questo è molto interessante. Mosè, in pratica, a un certo punto, per non far arrivare Gog e Magog in quelle parti lì della terra, in pratica ci sono, dice così il racconto, ci sono due montagne, no? Quindi io mi immagino questo vicolo stretto, no? Chi ha visto mai 300? Quella scena della guerra dove combattono in quel punto stretto, no? Ecco, in pratica lì dice che lui fonde il ferro e crea questo muro, questa grande barriera che neanche i possenti Gog e Magog possono attraversarla.
Ora io mi voglio fermare qui perché qui mi posso benissimo ricollegare con Alessandro Magno. E Alessandro Magno è molto attinente a questi racconti qua, al racconto di Mosè. E possiamo dire che è uguale. Questa storia del pesce, di trovare la fonda dell'eterna giovinezza, dell'immortalità, Alessandro Magno l'ha fatta, ha intrapreso questa avventura ed è similissima a questa di Mosè. Ed ho la pelle d'oca. Perché non l'affronto adesso? Perché è un lunghissimo racconto, una lunghissima storia. E come vi ho detto più volte, prima o poi la voglio raccontare perché per me è eccezionale. Ora secondo me qui ci sarà la scena, ecco perché vado piano. Quindi, sembra che il racconto non è finito. Infatti possiamo dire che non lo è. Ma perché ho voluto farlo? Perché Tarma aveva ragione. Cioè, in base a un misero dipinto, cosa che il gioco mi ha offerto, io ho creato questa discussione qui, ok? Quindi il gioco effettivamente può aiutarmi in questo. La fonte dell'eterna giovinezza esiste? Beh, non lo so, l'uomo ha provato sempre a ricercarla. Alcuni ci sono riusciti, come Alessandro Magno ce la farà in questo. Ma mi voglio tenere il racconto per la prossima volta, magari. Non so se sarà quello il racconto, ma per il prossimo futuro. Ora secondo me c'è la scena, è troppo scena questa. Era ovvio, dai, era troppo ovvio. Telefonatissima. Quindi questa sarebbe la tomba? Troppo facile. Troppo facile. Set the charges! The prophet's tomb. After all this time. And the artifact? Inside, God willing. Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me! You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Cazzo. Ok, via 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 via. Correre, correre, assolutamente. Devo stare attento con i pulsanti. Questa cosa è troppo a Uncharted. Ok, vai, vai, vai. La luce, dai. Che maledetti, proprio la fine. Bellissimo.
Che ragazzi, gustiamoci le scene. Che carta che... Grande. È il nostro amico degli inizi, quando abbiamo visto quella parte della montagna. Did you find the prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact. La sorgente divina. There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the prophet's artifact? The same symbol. Laura... If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Sono completamente pervaso dai brividi. We've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't. If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Cavolo, però. Shit, Laura. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is, then. Adesso si riparte... ok. Try to find me. I need to do this alone.
Ok ragazzi, posso salvare qui. Posso salvare qui. Oddio. E io che pensavo che comunque l'avevo presa molto larga, avevo messo troppo del mio. Nel senso, con l'Oasi ho pensato all'acqua e a Mosè. Ho fatto tutto quel discorso poi dell'immortalità. Ma cavolo, qui si parla proprio di sorgente divina. Sorgente che va a finire con l'immortalità. L'avete sentito? Tutto questo è bellissimo. A me mi mette talmente tanta voglia di immergermi sempre di più dentro a questi mondi così, di leggere storie leggendarie. Non lo so. Io volevo davvero. Se tornassi indietro, farei l'archeologo davvero. Però così sarebbe bello. Con il mio fisico morirei nel giro di 10 minuti scarsi. Però è bello sognarlo. Questa sera mi sparo Indiana Jones 1, 2 e 3 di fila. Ok ragazzi, quindi la storia alla fine è stata perfettamente coerente con quello che ho fatto in questa puntata, va bene? Sono molto felice. Grazie Tarma per l'idea. Se vi fa piacere io continuerò ancora con Tomb Raider, ma comunque ho visto che ne avete parlato bene. E anche se non ho terminato di raccontare, però vabbè, c'è dell'altro, c'è quello con Alessandro Magno che è molto lungo, proprio per questo motivo non l'ho fatto. Comunque, come Lara... insomma, non è riuscito a trovare il profeta e quindi ha lasciato il percorso a metà. Io ho lasciato a metà il mio racconto. Ragazzi, grazie di cuore a tutti. Buon fine settimana se non ci rivediamo con altri video. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ah, ragazzi, scusatemi. Proprio momento che ho premuto Alt F9, ovvero di interrompere la registrazione del gioco, mi è venuto in mente poi un'altra cosa. Proprio per farvi capire quanto sia concreta e cioè quanto era importante comunque quella roba della fontana dell'eterna giovinezza in quegli anni, parlo nell'età dei conquistadores e in avanti, entrò talmente tanto nella mentalità delle persone che anche i pittori, quando volevano raffigurare ad esempio una scena d'amore, mettevano nello sfondo in qualche parte del quadro magari una fontana con l'acqua che sgorgava, perché stava proprio a simboleggiare l'atto dell'amore. Se, certo, l'acqua è fonte di vita, no? Ma simboleggiava anche quello. Tanto che appunto per ricuotare gli indigeni che vi ho detto prima, rendeva possibili tutte le attività virili. Ecco, era anche quello un significato. Tanto che se prendiamo per esempio il quadro di Tiziano, che voi magari starete già vedendo, ma se non sbaglio c'è quel sarcofago con... e dentro c'è l'acqua, bene, quello è uno di quei significati. E quel quadro lì, se non erro, fa parte di quegli anni. Se Ponce de Leon è 1511, quel quadro sarà massimo 1520, ma anche prima forse, per farvi capire quando comunque, quanto viaggiava quell'informazione a quei tempi. Quindi per loro era assolutamente possibile l'esistenza di quella fonte. Va bene, ciao a tutti, per davvero stavolta.